cosa così particolare, insomma. Poi è stato tutto nuovo perché non avevo mai girato un film, un docufilm prima. Iniziamo questo percorso e andiamo nel 1920. A me è piaciuta moltissimo questa esperienza, perché io all'inizio, quando la propria mi è venuta a dire che avrei fatto questo progetto, mi sarei aspettato una lezioncina di storia sulla Prima Guerra Mondiale e in più qualche ripresa, ma di sicuro non mi sarei aspettato questa esperienza che ho vissuto, che ogni giorno andavamo in luoghi diversi a conoscere nuove storie e i fatti che si sono svolti in quei posti. È stato veramente fantastico. Allora ragazzi, buongiorno. Oggi avete visto un'aula un po' speciale, un po' particolare, che ci richiede quindi uno sforzo maggiore, perché è facile perdersi. Il potere cerca nella società i suoi alleati per poter dominare o, come si dice oggi, per poter governare. Io credo che questi 5 giorni sono stati molto utili anche per imparare cose in più che mi potranno servire in futuro. Chi ha inventato questa dottrina criminale, dittatoriale, assassina, rassista, è Benito Mussolini, da Predappio, Forlì e la Romagna. Questa è la verità. Ci siamo immedesimati appunto in quello che è effettivamente appunto la storia in sé. Arrivano qui alla tomba di Dante. Sono 3.000. Indossano per la prima volta la camicia nera. Ma come facevano comunque i fascisti a mantenersi? Cioè, che lavoro facevano? Ah, questa è una grande domanda, Mattia. Ho imparato anche qualcosa in più oltre alla storia, proprio qualcosa di sentimentale, non so come dire. Vabbè, qui siamo in piazzale Guido Picelli, quindi un piazzale dedicato a uno degli eroi di queste giornate delle barricate di Parma. I fascisti affluiscono sempre in maggior numero, 3-4 mila all'inizio, che arrivano dalle province circostanti, ma cominciano ad arrivare anche da tutta Italia.